Il sindaco Domenico Messinese e l'amministrazione comunale continuano a non collaborare con i partiti e questa è l'accusa mossa da Forza Italia al primo cittadino. Sì, diciamo che in risposta all'apertura che ha fatto il sindaco con la sua lettera nei confronti dei partiti, noi abbiamo fatto la nostra apertura, abbiamo avuto le nostre interlocuzioni con tutti i partiti, ma a 3 settimane da questa apertura vediamo ancora una fase di stallo, una fase di immobilismo sia politico che istituzionale da parte del sindaco. È naturale che noi, essendo il primo partito in città, sentiamo la responsabilità di smuovere le acque di questa situazione, di vero immobilismo. Per questo motivo abbiamo inviato delle consultazioni, delle interlocuzioni con tutti i partiti che sono presenti in Consiglio Comunale, da destra a sinistra, per cercare di capire se è possibile dare uno slancio a questa fine legislatura, oppure forse meglio interrompere forse anche questa esperienza amministrativa. Attendiamo un po' cosa uscirà fuori da questi colloqui, cosa uscirà fuori da questo giro di consultazioni tra i partiti, e attendiamo sempre una mossa da parte del sindaco nel bene o nel male. Se la situazione dovesse rimanere invariata, si potrebbe tornare di nuovo a discutere di una eventuale mozione di sfiducia? Ma guarda, noi sin dall'inizio non auspicavamo questa strada, ma evidentemente i matrimoni di solito si fanno in due, non può essere semplicemente un'unica strada in cui i partiti cercano di tendere una mano alla città, ma per risolvere le questioni e i problemi che vediamo giorni per giorni, la città piena di spazzatura, non si programma, non si capisce dove si vuole arrivare con l'agricoltura, con i rifiuti, con la disoccupazione, quindi sui grandi temi siamo stati disponibili a dialogare, ma finora diciamo che questo dialogo è rimasto solamente all'interno delle segreterie dei partiti e una discussione con i consiglieri comunali dei partiti. L'amministrazione da un lato apre, ma dall'altro lato non ha colto, tra virgolette, la nostra intenzione di aiutare la città. L'appello lo lancio alle forze politiche che in questo periodo stiamo discutendo con tutte le forze politiche di cercare di trovare una strada che sblocchi questo immobilismo sia politico che istituzionale. Da un verso e dall'altro, quindi penso che in questa fase storica della città la politica debba riprendere di nuovo il posto di centralità e dettare tra virgolette la linea nel capire se poter andare avanti per altri 2 anni oppure se interrompere questa legislatura.